Pier Silvio Berlusconi ha deciso. Quale sarà il destino della Talpa e l'Isola dei Famosi? Le novità sul loro futuro. Come emerso dagli ultimi dati Auditel, i reality show targati Mediaset non hanno ottenuto gli effetti sperati, specialmente con riguardo agli ascolti TV. Il Grande Fratello prima, l'Isola dei Famosi, recentemente, hanno attraversato una stagione televisiva tortuosa, tra alti e bassi. Ora si attendono i risultati di Temptation Island, dal momento in cui andrà in onda. Per risollevarne le sorti, si è ritenuto, oltretutto, opportuno riportare in auge la Talpa benché ancora non vi sia traccia nel palinsesto. Ma ecco profilarsi la decisione tanto attesa. Finalmente si ha ben più chiaro il prossimo avvenire per alcuni programmi, soprattutto la Talpa medesima e l'Isola dei Famosi. In merito a quest'ultima, diventa prioritario capire se concederle una seconda chance, oppure optare per un periodo di stop, seppur a malincuore. Dinanzi a tale situazione, dunque, si punta tutto sul ritorno in grande stile della prima trasmissione citata. Al fine di una miglior comprensione, ecco tutti i dettagli. Mediaset, la decisione, l'Isola dei Famosi e la Talpa nel mirino. Come ogni anno, gran fermento per l'annuncio dei palinsesti nel mese di luglio. Naturalmente, anche notevole apprensione da parte degli addetti ai lavori poiché si scoprirà chi farà parte della nuova stagione televisiva e chi, contrariamente, verrà escluso. Tra Rai e Mediaset è una dura lotta, come consuetudine, al fine di prediligere i migliori prodotti della propria azienda e proporli al pubblico, garantendo un elevato standard qualitativo. Le indiscrezioni cominciano a diventare sempre più insistenti, per cui ecco l'inattesa profezia. Giuseppe Candela, attraverso una diretta per il canale YouTube del Fatto Quotidiano, così ha esordito, commentando, generalmente, il destino dei reality show in televisione, il genere non è morto. Credo ci sia più un problema di casting. A questo punto si è sbilanciato sull'Isola dei Famosi. È un reality molto forte ma ci sono problemi oggettivi perché o si trova la forza di investire o non andrà niente bene, tacendo sul suo futuro, ancora incerto. La Talpa, invece, è in dirittura di arrivo, pronta per tornare in scena. Difatti, dovrebbe tornare in primavera, l'anno prossimo. Ma con interessanti novità. Innanzitutto non ci sarà uno studio televisivo e le puntate verranno registrate, tipo Temptation Island. Inoltre, si sta valutando una location in Italia, ci sono stati sopralluoghi in Umbria, mentre per quanto riguarda il cast, ancora vi è forte discordanza. Mediaset vorrebbe concorrenti misti, famosi e non famosi, invece la società di produzione Fremantle gradirebbe personaggi VIP. Infine, l'elemento più importante. Chi condurrà la nuova edizione? Per quanto sia tuttora prematuro azzardare ipotesi, un nome riecheggia prepotentemente tra i vertici, quello di Ilary Blasi. Dunque, è l'ora della rivincita per l'ex showgirl, favorita al timone di ben due show, dopo la doccia fredda ricevuta l'anno scorso, poiché scartata a proposito della conduzione al Surviving Game, Battiti Live, durante l'estate, infine la Talpa, a primavera 2025.